Abbiamo con noi il professor Daverio, a cui chiediamo qual è l'importanza della correlazione tra parco e cultura, in modo particolare chiaramente il parco di Monza. Beh, il parco di Monza è la rimanenza di una meraviglia storica, perché qui dove ci troviamo, questo edificio è anteriore alla formazione del parco di Monza, perché era il luogo dove nacque una delle accademie intellettuali più raffinate del XVIII secolo, quella dell'Arcadia con i Cardinal Durini, e dove loro se la menavano, il rapporto con la natura, con la poesia, con la storia, cioè, e questo che Durini era quello che faceva poi il nunzio apostolico da Luigi XV in Francia. Cioè, eravamo al punto più alto della cultura europea del XVIII secolo, e poi qui quando arriva gli austriaci si fanno la loro casetta, no? E quando arriva Napoleone decide di farci la sua riserva di caccia. E la storia poi va avanti, passa al demanio dell'Italia Unita, ci vengono i Savoia, poi siccome glielo sparano il parente, dopo ci vengono un po' meno, perché dicono, quando si dice Monza fanno le corna. Ma tutta questa macchina complessiva oggi deve trovare un destino di rinascita. Da un punto di vista prettamente tecnico, cioè la parte verde, è, devo dire, molto bella, e infatti è molto apprezzata anche dalla gente. Anche alcuni interventi agricoli che all'interno sopravvivono sono estremamente innovativi e intelligenti. Qui si può venire a bere il latte appena munto dalle mucche, eh? Cioè, c'è tutta una realtà vera. La questione complicata sono i manufatti architettonici. Una parte, la villa, è in fase di restauro, e devo dire che il restauro procede in modo molto veloce e molto buono, e sarà una sorpresa vederla rimessa in piedi. Il resto sono gli altri edifici, perché ce ne sono altri 20 qua, e qui ci troviamo in quello che era l'edificio preesistente, Mirabello e Mirabellino, e questi sono alla ricerca di un destino, e lì trovare il destino è difficile. Trovare l'ipotesi di restauro è difficile, e dobbiamo fare un appello a chi? Ai soldi che non ci sono più, allora siccome quelli non ci sono più, alla partecipazione dei privati e, a mio parere, molto all'Europa. Cioè qui i nostri candidati europei, fra una sogliola e un po' di cozze che mangiano a Bruxelles, se li venisse l'intuito di farci dare indietro un po' dei soldi che noi diamo, non sarebbe una cattiva idea. I media e la cultura tendenzialmente sarebbero spesso in opposizione, perché la complessità del sistema culturale va oltre la necessità di semplificazione che è tipica dei media, però si possono mettere d'accordo, e quando funziona, funziona bene. Abbiamo con noi l'architetto Marina Rosa, che è una delle promotrici di questa manifestazione. Sì, io, come diceva giustamente, sono una delle promotrici, perché insieme alla nostra, al Centro Documentazione e Residenze Reali, c'è il Collegio di Monza degli Ingegneri e degli Architetti, la Casa della Poesia, l'Associazione Mnemosine e l'Università Popolare di Monza. Ovviamente poi anche un'altra serie di di associazioni che hanno collaborato con noi per la realizzazione delle danze, dei canti, di tutta questa parte più legata allo spettacolo. Ovviamente noi con questa associazione abbiamo realizzato gli eventi monzesi, ma abbiamo iniziato le celebrazioni del bicentenario della fine del Regno d'Italia nel novembre del 2013 con un workshop che abbiamo fatto alla Villa Reale di Milano, e proseguiremo a novembre con un convegno che faremo sempre alla Villa Reale di Milano insieme all'Università Cattolica e all'Università degli Studi di Milano, la statale, e poi all'inizio del prossimo anno a Venaria insieme al Centro Studi di Venaria Reale sulle trasformazioni che hanno subito le regioni Italia durante il periodo napoleonico. Quindi una serie di eventi di un certo respiro che, ecco, hanno trovato a maggio su Monza la realizzazione invece di queste iniziative. Il prossimo evento sarà il 5 e il 6 di giugno, sono due pomeriggi al Teatrino della Villa Reale di Monza, dove appunto si alterneranno momenti di approfondimento di tipo più storico a momenti di danza, di ballo, di spettacolo, per far capire come funzionava, per entrare un po' nello spirito
progetto di quella che era la corte napoleonica a Monza. Quando veniva a Monza, come tutte le altre corti, veniva in villeggiatura, quindi questi aspetti erano ancora più. E poi il teatrino della Villa Reale è stato voluto da Amalia e poi faremo anche un'iniziativa il 7 di giugno alla Cappella Reale, perché sia Amalia che Vuarnet erano molto legati alla cappella, che hanno trovato spoglia quando sono arrivati e hanno lasciato invece ricca di arredi, anche di reliquie, e quindi volevamo ricordare anche questo aspetto particolare.